Si è svolta in questi giorni la World Conference on Lung Cancer, uno degli eventi più importanti per la ricerca sul tumore del polmone. E abbiamo qui con noi la professoressa Silvia Novello, a cui do il benvenuto, a cui vogliamo fare alcune domande, in particolare su un aspetto molto importante, perché il tumore del polmone ormai sappiamo che non è più una singola malattia, non è più una singola neoplasia, ce ne sono tanti. Si distinguono grazie a delle mutazioni, le mutazioni che presentano. Tra queste mutazioni ve n'è una che si chiama EGFR, e volevamo capire appunto insieme quanto è frequente, perché è importante conoscere fin dall'inizio in generale quali mutazioni ci sono e se questa è presente. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. È per me un piacere dare alcune informazioni perché ritengo che sia fondamentale per la popolazione, per chi purtroppo si ritrova a dover vivere e convivere con una patologia oncologica del torace, che ci sono alcune informazioni fondamentali non soltanto per aggiungere delle sigle a quella che è la diagnosi, ma perché comportano un approccio di cura diversa che può ottenere risultati assolutamente buoni e che sono l'esito dell'applicazione della medicina di precisione. In particolar modo, la mutazione di EGFR riguarda un sottogruppo di pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in percentuale non irrisoria, perché parliamo all'incirca del 14% della popolazione caucasica, quindi per quello che ci riguarda è il 14% dei pazienti che arrivano con una malattia in stadio avanzato, non a piccole cellule, ma può raggiungere percentuali decisamente più elevate. Per esempio, nella popolazione asiatica parliamo di più del 50% della popolazione. EGFR è una mutazione che viene riscontrata, se dobbiamo focalizzarci su quella che è la popolazione affetta da questa patologia e con questa mutazione, un pochino di più nelle donne rispetto alla popolazione maschile, un po' di più negli ex fumatori o in chi sviluppa questa malattia senza avere mai fumato, però ovviamente la ritroviamo anche negli uomini e anche in soggetti che abbiano una storia di fumo. Ecco, al congresso è stato presentato uno studio, Aura 2, che potrebbe cambiare in futuro la cura per questi pazienti. Quali sono i risultati principali? Allora, lo studio Flaura 2 fa parte di una serie di studi clinici che nel corso del tempo hanno valutato nuove possibilità terapeutiche per questi pazienti al momento della diagnosi. Perché dico hanno valutato nuove opzioni di cura? Perché di fatto noi abbiamo una cura assolutamente efficace, che è una cura con osimertinib, che è un inibitore tirosino-chinasico di ultima generazione, è un farmaco per bocca. Però, come in tutti i contesti, si cerca sempre da un lato di migliorare quelle che sono i risultati della cura stessa e dall'altro di avere più opzioni di cura che possono essere offerte ai pazienti. Lo studio Flaura 2 arruolava quindi pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con una mutazione comune di EGFR a carico dell'esone 19 o a carico dell'esone 21, e sono stati arruolati molti pazienti, perché stiamo parlando di più di 500 pazienti che sono stati trattati come? Al momento della diagnosi, alcuni hanno ricevuto il trattamento standard, quindi solo osimertinib. L'altro gruppo di pazienti ha ricevuto lo stesso farmaco, quindi sempre osimertinib, in associazione alla chemioterapia a base di pemetrexed per 4 cicli e poi proseguivano con osimertinib. Questo sempre pensando che la chemioterapia unitamente a questi farmaci, perlomeno in alcuni pazienti, potesse offrire qualcosa di più. È uno studio importante appunto da un punto di vista numerico e come disegno di studio ed è stato presentato durante quella che noi chiamiamo la sessione presidenziale, quindi una delle sessioni del congresso più rilevanti. Quindi, fondamentalmente la medicina, l'oncologia
tecnologia è sempre più nel senso che capendo quali sono le mutazioni da colpire che guidano lo sviluppo del tumore, si cercano farmaci a bersaglio molecolare che vanno a colpire quelle mutazioni. Allo stesso tempo, però, bisogna anche distinguere i pazienti, la popolazione che noi ci troviamo di pazienti, il paziente che abbiamo di fronte, per capire effettivamente lui di che cosa ha bisogno. Quindi, capire se può essere sufficiente una monoterapia, una terapia combinata ancora con chemioterapia. Ecco, come si traducono questi, poi, questi risultati, come si tradurranno nella pratica clinica e anche qual è poi la prospettiva del paziente? Assolutamente sì, quello che abbiamo imparato nel corso degli anni è che anche quando parliamo di pazienti con una mutazione comune di EGFR, non parliamo di un sottogruppo di pazienti perfettamente uguali, perché, come giustamente lei sottolineava, ci possono essere aspetti diversi, intanto il tipo di mutazione, la presenza di alcuni siti metastatici, per esempio, noi sappiamo bene che dobbiamo occuparci in maniera ancora più attenta di quei pazienti che si presentano con metastasi cerebrali fin dall'inizio. Per questo motivo lo studio Flaura 2 ha valutato l'aggiunta della chemioterapia, avendo come obiettivo primario progression-free survival, quindi il tempo che intercorre dall'inizio della terapia fino alla progressione di malattia. Lo studio ha dimostrato un vantaggio in termini di progression-free survival e questo è stato reale in tutta la popolazione, ha significato una percentuale con un progression-free survival superiore nei pazienti trattati con chemioterapia rispetto a quelli trattati con solo osimertinib, e il vantaggio si è mantenuto comune in tutti i sottogruppi dei pazienti analizzati. Andando a leggere nel dettaglio lo studio, e questo è già stato presentato anche durante il congresso mondiale, ci sono delle sottopopolazioni che effettivamente beneficiano di più dall'aggiunta della chemioterapia ad osimertinib. Ovviamente i dati richiedono una maggiore maturità, quindi bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, soprattutto per avere il dato di sopravvivenza globale che non abbiamo ancora in maniera definita, ma per esempio proprio i pazienti con localizzazioni cerebrali sembrerebbero beneficiare di più. C'è una valutazione statistica che viene considerata proprio per pesare il valore di un risultato che è l'hazard ratio, e l'hazard ratio ha un valore migliore proprio nel sottogruppo di pazienti che esordiscono con la mutazione di EGFR e con le localizzazioni cerebrali. Come si tradurrà nella pratica clinica? In pratica si tradurrà, scusate il gioco di parole, con una ulteriore possibilità terapeutica, e io posso garantire che questo è sempre un vantaggio, cioè non avere una scelta unica, andare ad acquisire dei dati che dimostrano un reale beneficio e poter guardare nel tempo, quindi aspettando, ripeto, una maggiore maturità anche dei dati e quindi avendo poi il secondo tempo alla progressione, i dati di sopravvivenza globale, identificare davvero pazienti che possono beneficiare di un trattamento combinato è indubbiamente vantaggioso, in primis per i pazienti e anche per il clinico. La ringrazio moltissimo e appunto aspettiamo nuovi dati ancora dal congresso e che ci possano far guardare al futuro. Grazie. Grazie a voi.